Cari telespettatori, grazie anche per questa settimana, per la vostra presenza a Fatti e Commenti. Parleremo in questa nostra trasmissione di agricoltura, in particolare sulla produzione del latte e anche del caro bollette, sia sotto l'aspetto appunto energetico per le imprese e sia per le famiglie. Ecco, per la parte dell'agricoltura abbiamo in studio Sergio Del Gelsomino, presidente della Confederazione Italiana Agricoltura di Viterbo, che ringrazio. Buonasera. Grazie della presenza, e abbiamo in collegamento diretto telefonico con noi il senatore Battistoni, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Agricoltura, Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ringraziamo per dedicarci, che ci ha dedicato appunto. Buonasera, grazie a voi. Questo tempo. Ecco, la prima domanda, ecco, è proprio quella che riguarda un po' l'agricoltura, vale a dire questa vertenza della categoria lattiero casearia, il prezzo del latte. Ecco, come il Ministero, sottosegretario componente del governo, state affrontando questa problematica importante, che vedremo è stata anche oggetto di un incontro presso la Prefettura di Viterbo. Sì, è proprio così. Noi martedì scorso ci siamo visti insieme al prefetto con tutte le categorie, con le organizzazioni professionali, naturalmente in particolare con gli allevatori. Abbiamo ascoltato il grido di allarme, di aiuto che giustamente sta avvenendo da questo mondo, e naturalmente ho riportato tutto questo a Roma. Però devo dire che già mercoledì sono emersi due fattori molto importanti. Il ministro, come io avevo anticipato nella riunione di martedì, ha dichiarato che convocherà il nuovo tavolo del latte, e che quel tavolo precedente, dove aveva stabilito il prezzo del latte a 41 centesimi, di fatto era superato, anche perché sempre martedì è intervenuta l'ISMEA, dove ha detto che il costo medio di produzione del latte è di circa 46 centesimi. Ora, tutto questo perché è rilevante? È rilevante perché noi da gennaio siamo operativi con l'autority sulle pratiche sleali, cioè abbiamo ricevuto la direttiva europea nella quale si recita, praticamente attraverso un decreto legislativo, dove si recita che nessun prodotto può essere venduto al di sotto del costo di produzione, e questo ormai sarà un fattore dirimente per tutto il mercato agricolo, perché così, diciamo, frena la grande distribuzione e naturalmente va a vantaggio di tutti gli agricoltori. Noi stiamo seguendo appunto questa operatività sulle pratiche sleali attraverso l'ICQRF, il nostro ispettorato centrale, con il dipartimento del Ministero dell'Agricoltura, e già sul sito del Ministero si possono fare le prime denunce se uno pensa di essere in corso in una pratica sleale. Quindi credo che questo sia molto, molto importante. Bene, bene. Ecco, un'altra domanda molto, purtroppo abbiamo poco tempo, ma che di questo periodo veramente è di grandissima attualità, e sappiamo che ve ne state occupando anche come compagine governativa. Il discorso del caro bollette, sia per la parte imprenditoriale, per tutte le categorie imprenditoriali, e per le famiglie. Ecco, ci sono delle novità fresche che ci può anticipare? Novità sono in corso, perché è stato convocato proprio per oggi pomeriggio un Consiglio dei Ministri ad hoc su questa problematica. Sappiamo bene che il governo vuole stanziare dai 7 agli 8 miliardi proprio per andare incontro e per frenare questo caro bollette. E questo praticamente sarà un provvedimento per tamponare la situazione nell'immediato. Poi ci sono tutta un'altra serie di misure da mettere in atto nel breve periodo, che sicuramente andranno ad aiutare non solo le famiglie, ma per quello che riguarda l'agricoltura. Per esempio, noi abbiamo discusso anche
con Sergio insieme agli altri attori del settore. Martedì abbiamo la copertura dei tetti di tutti i fabbricati a destinazione rurale con pannelli fotovoltaici. Oltre questo, nel piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono altri 2 miliardi proprio per lo sviluppo di biogas e biometano, che potrebbero veramente aiutare molto le aziende e praticamente attuare quell'economia circolare all'interno di esse in modo da essere autosufficienti. Quindi credo che tutte queste iniziative vadano nella direzione giusta. È logico che molti provvedimenti dovranno essere poi programmati nel tempo, perché abbiamo bisogno di un nuovo piano energetico, abbiamo bisogno di un approccio diverso nei confronti della produzione di energia, cominciare a considerare anche le piccole centrali nucleari di nuova generazione, aumentare la nostra produzione di gas. E purtroppo soltanto oggi che stiamo vivendo una situazione come questa, vi ricordate i no sul TAP, su molte altre cose che avrebbero favorito una maggior fornitura appunto di gas per poter anche in questo caso abbassare le bollette, e ci rendiamo conto che molto spesso qualche no a prioristico poi nel breve periodo porta a delle conseguenze molto pesanti. Quindi deve cambiare l'approccio, dobbiamo anche nell'immediato andare a intaccare quelle che sono adesso le riserve di gas e puntare al massimo sulle fonti rinnovabili anche attraverso un nuovo piano energetico. Bene, bene, ecco, io ringrazio il senatore Francesco Battistoni, ricordiamo sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, grazie e a presto poi per aggiornamenti e speriamo di vederci in studio. Grazie, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, un saluto a Sergio. Grazie. E buon lavoro. Grazie di nuovo. Proseguiamo allora in studio. Ecco, abbiamo sentito un po' la posizione del sottosegretario, quindi da parte del Ministero, ma anche, ecco, è stata citata questo incontro, questa riunione convocata dal prefetto di Viterbo, il dottor Bruno, proprio recentissimamente. Ecco, come valutate come Confederazione Italiana Agricoltura, come produttori, le risultanze di questo incontro? Le risultanze di questo incontro le valutiamo come un incontro interlocutorio, perché il prefetto non era, diciamo, la riunione non era definita per definire il prezzo, più che mai la riunione serviva per un incontro forte, istituzionale, informativo con il prefetto e con il sottosegretario per portare diciamo, le istanze ancora più forti sui tavoli del governo. E ci attendiamo che da questo incontro, che ci risulta essere stato il primo in una prefettura provinciale d'Italia, serva ancora di più a rafforzare che il problema c'è, esiste ed è concreto. Infatti, come ha detto adesso il sottosegretario, Ismea ha detto che il costo del latte è 0,45 centesimi al litro, cosa che ancora ad oggi viene pagato 0,39. Ricordiamo, chiedo scusa, è l'ISMEA, Istituto Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, quindi un elemento tecnico. L'ISMEA è un elemento tecnico e terzo, di cui lo Stato se ne fa, diciamo, ne utilizza tutti gli schemi per poter valutare tutti i prezzi delle materie prime e dei prodotti agricoli. Quindi è un ente non di parte che quindi diciamo certifica realmente il costo del latte. Quindi niente, aspettiamo che l'industria, la grande distribuzione e tutto il, diciamo, la filiera prenda atto che non si può scaricare tutto il peso e tutto il costo del caro bollette, degli aumenti che ci sono stati sui mangimi, sui cereali, su tutto, proprio sull'anello più debole, che è l'agricoltore, che non riesce più a sostenere il prezzo di produzione. Bene, ecco, questo, diciamo, un po' racchiude tutto quello che può essere
il futuro, diciamo, dell'agricoltura nei prossimi anni. Sappiamo che è in fase di elaborazione la politica agricola europea, quindi la cosiddetta PAC comunitaria, e che state avviando come associazioni degli agricoltori queste domande e queste prospettive. Ecco, su quali argomenti fondamentalmente fonderete questa proposta, che poi andrà, no, a livello sia governativo che europeo, come proposte fondamentali, i punti cardine? I punti cardine di questa proposta, diciamo che il 2022 è l'anno di transizione, in quanto la nuova PAC partirà dal 2023 e sarà una PAC 2023-2027. Quindi diciamo che il Ministero l'ultimo di dicembre ha inviato, diciamo, tutto a Bruxelles, e noi abbiamo tempo fino a giugno, lo Stato italiano, per emendare questa nuova PAC. Ci stiamo lavorando, portando sui tavoli tutte le esigenze dei vari settori, in quanto c'è da lavorarci molto ancora per affinare e portare, diciamo, questa nuova PAC più vicino agli agricoltori. Sappiamo già che le risorse per la nuova PAC diminuiranno minimo del 12%. In alcuni settori sarà di più, in alcuni di meno, ma ci sarà comunque una riduzione. Sarà tutta diversa rispetto all'impianto vecchio, e quindi ci stiamo lavorando per poter far avere il massimo agli agricoltori. Sì, ecco, adesso introduciamo un pochino il discorso del caro bollette. Sappiamo che questo discorso del costo energetico è stato affrontato molto dal lato della produzione industriale, ma diciamo che gli effetti, e grandi effetti, si ripercuotono anche sull'ambito agricolo, anche la produzione. Ecco, se ci vuoi un po' descrivere ecco, qual è la situazione generale e quali sono i costi che purtroppo, ecco, le imprese agricole dovranno affrontare, stanno affrontando anche da parte loro in questo periodo. Beh, le aziende agricole stanno soffrendo moltissimo il caro bollette, ma io aggiungerei, oltre il caro bollette, il caro anche materie prime, in quanto tutto è aumentato. Parliamo di aumenti a tre cifre, oscilliamo dai fertilizzanti che sono aumentati circa gli ammoniacali del 100-110% ad altri prodotti dell'agricoltura che sono aumentati a dismisura, quali le attrezzature, i componentistiche, eccetera. Oltretutto adesso si è aggiunta anche il discorso dell'energia, e quindi il costo dell'energia, il costo del gas, che per le aziende agricole, specialmente da adesso in poi, in cui si inizieranno le irrigazioni, in cui si inizierà tutto, avere un aumento del 20-25% della materia dei carburanti è insostenibile in un momento in cui la crisi è enorme per tutti, e non possiamo pensare di poter scaricare, come dicevo prima, tutto sull'agricoltura. Però capisco anche che non si può aumentare i prodotti, in quanto la situazione è difficile anche per i consumatori. Quindi è un momento in cui tutta la catena deve ottimizzare i costi in maniera da diminuire anche il costo del prodotto all'utente finale, altrimenti veramente sarebbe difficile per tutti. Proseguire. Bene, ecco, adesso io aprirei una parentesi e lo facciamo subito collegandoci al telefono. Sempre sul discorso delle care bollette, vorrei ascoltare il parere del presidente di Confimprese di Viterbo, Gianfranco Piazzolla, con il quale ci colleghiamo adesso telefonicamente. Ecco, allora abbiamo in diretta telefonica il presidente, appunto, di Confimprese Viterbo, Gianfranco Piazzolla, che ringrazio. Grazie. Buonasera. Buonasera a voi, grazie a voi. Ecco, e allora la domanda, come dicevamo, principe, è proprio quella riguardo al caro bollette, a questi prezzi così elevati delle fonti di energia. Ecco, come confederazione e come soprattutto esponenti del mondo imprenditoriale, quali sono le vostre valutazioni e sicuramente le richieste di una maggiore attenzione, pena proprio il decadimento, diciamo, ulteriore dell'attività imprenditoriale? Ma noi abbiamo già lanciato un grido di allarme proprio agli albori, agli inizi di questo fenomeno, quando cominciavano i primi aumenti già ad inizio autunno. Poi si è instaurato anche una questione, diciamo, internazionale, geopolitica particolare, che comunque ha incrementato
questo problema. Vorrei però precisare che mentre negli altri stati gli aumenti sono stati, ci sono stati ma sono stati contenuti, in Italia abbiamo avuto i maggiori aumenti rispetto a tutti gli altri paesi, quindi dobbiamo anche chiederci il perché di questa cosa qua. Quindi il governo dovrebbe anche in qualche maniera intervenire sulle norme che riguardano non solo la materia prima ma anche la distribuzione, tutta la filiera che c'è dietro alle mille voci che troviamo sulle bollette. Detto questo, siamo molto preoccupati per i settori diciamo manufatturieri che utilizzano soprattutto energia elettrica e gas per fare produzione e per anche così affermare i nostri prodotti all'estero, perché molti di questi prodotti, vi porto un esempio, il fantastico vetro di Burano, di Murano, tutta quella roba là che riguarda l'industria del vetro è in gravissima crisi e facciamo molta esportazione di quel genere di merceologico. Quindi Dobbiamo porci anche la principale domanda anche è quella di trovare delle soluzioni alternative, perché sulle energie rinnovabili abbiamo fatto un passo in avanti ma non basta. Abbiamo una dipendenza del 45-50% col gas che viene dall'est Europa e questo ci pone in una situazione di svantaggio, tanto più che adesso ci sono delle questioni estere, politiche, che voi ben conoscete e che potrebbero ulteriormente mettere in crisi la nostra economia. Quello che dobbiamo fare è trovare delle fonti di energia alternative e purtroppo qui riparliamo anche di rivalutare la questione del nucleare, che non ci piace, ma se arriviamo a questo punto dobbiamo considerarla, perché da noi l'eolico va fino a un certo punto, il solare va ma non basta e abbiamo una serie di problematiche che riguardano anche le reti che non soddisfano poi quello che sarebbe il fabbisogno necessario per mandare avanti tutto quanto. Bene, questa è la nostra posizione. Noi siamo molto preoccupati e pensiamo che anche l'importazione di gas liquido dagli Stati Uniti e da altri paesi ci possa in questo momento dare un aiuto ulteriore. Pensiamo anche di rafforzare quei gasdotti che vengono dal Nord Africa, di modo che ci possiamo poi rendere indipendenti anche dai ricatti della Russia, perché in questo momento sta facendo un gioco sporco, ecco. Bene, bene. E questo è un po' l'inquadramento e diciamo sono queste valutazioni importanti e speriamo che, ecco, che a livello generale di governo siano acquisite. Ecco, la domanda che adesso invece molto brevemente, purtroppo il tempo è tiranno in questo, e quali sono le richieste a livello economico generale, i vostri desiderata fondamentali per riprendere, sappiamo la crisi è vasta, ma quali sono secondo voi i punti nodali su cui le imprese italiane, medie, piccole, ma anche le più grandi, possono sviluppare in un immediato lasso di tempo, nel breve e anche un po' nel più ampio periodo? Ma guardi, noi pensiamo che se c'è sinergia, volevo dire anche questo, tra università, ricerca, enti pubblici e imprese, si possono sviluppare dei progetti molto interessanti nel green, non solo nel green ma anche diciamo nel riciclo nell'economia circolare, cosa che stanno facendo altri paesi come il Portogallo, la Spagna, l'Irlanda, con successo direi. Oltre a questo però c'è da considerare che se il governo non valuta l'impatto del costo del lavoro, che è altissimo, esorbitante, non ne usciremo mai, perché noi paghiamo col 41% di pressione previdenziale,
diventa difficile poi stare diciamo in concorrenza con gli altri paesi che hanno tasse più basse, producono le stesse, gli stessi manufatti, le stesse merci eccetera, ma sono molto più competitive di noi, tanto più che c'è anche la Cina che col suo comportamento scorretto, dove lì sappiamo tutti che la manodopera costa 2 euro l'ora e qui costa 15-16 euro l'ora quella qualificata, nonostante lo sdoganamento riesce diciamo a imporre i suoi prodotti, i suoi manufatti, e quindi questo spegne in qualche maniera la nostra economia. Ecco perché poi Trump mise quei dazi su certi prodotti che effettivamente mettevano in crisi la loro economia. Vorrei dire anche che c'è una pressione fiscale elevata, troppo elevata, oltre a quella previdenziale c'è anche quella fiscale. Vorrei ricordare che se un'attività, sia essa imprenditoriale che professionale, non fa lucro, non può andare avanti, perché quello che serve è la parte del lucro a fine anno. Quindi ci deve essere un ritorno economico, un guadagno che serve poi per ricapitalizzare le aziende, per reinvestire anche quelle eccedenze, quegli utili, per poi essere anche più competitive. Volevo dire anche un'ultima cosa: in questo momento abbiamo molte aziende attaccate a destra e a sinistra da banche e dallo Stato stesso, dalla riscossione, e voglio sottolineare che circa il 44% dei contribuenti, e parliamo di 600.000 contribuenti che avevano aderito alla pace fiscale o alla rottamazione, non sono stati in grado a dicembre di pagare le rate relative che mancavano. Ora noi ci siamo anche chiesti perché il governo non abbia messo in coda ai piani di ammortamento queste rate, le ha volute tutte subito, e ora che cosa succede? Succede che ci sono 2 miliardi e mezzo che non potranno più essere riscossi con queste vie agevolate, e quindi dovranno attaccare le imprese in maniera più dura, e sarà difficile che prenderanno questi soldi perché le imprese non li hanno. Sono tutti problemi che in questo momento il governo dovrebbe focalizzare e sul quale noi chiediamo un tavolo di concertazione. Per questo chiediamo di ascoltare non solo le associazioni di categoria, i sindacati, ma anche gli ordini che da tempo dicono questo. Bene, bene. Ecco, ci sono tanti spunti di riflessione e di approfondimento che sicuramente poi tratteremo, avremo modo di trattare in un immediato futuro. Grazie al presidente Confimprese di Viterbo, Gianfranco Piazzolla, e buon lavoro e a presto. Grazie a voi. Complimenti per il programma, buon lavoro a voi. Grazie, grazie. Ecco, grazie. Proseguiamo allora qui in studio brevemente. Ecco, una domanda che volevo fare: abbiamo toccato tante problematiche, ma si sta avvicinando la primavera, si sta avvicinando anche la bella stagione. Ecco, e quindi un settore importante, e poi tra l'altro esercitato anche dal presidente del Gelsomino, è quello dell'agriturismo, della campagna in generale, delle fattorie didattiche. Ecco, cosa ci si aspetta? Noi ci auguriamo, ecco, che effettivamente il mondo dell'agricoltura, della campagna sia valorizzato. Ecco, cosa ci si aspetta per i prossimi mesi che, da quello che si vede, insomma, saranno caratterizzati da un certo allentamento purtroppo della morsa del Covid? Niente, ci aspettiamo che come l'anno scorso si allenti la morsa, come dicevi, e si ritorni a vivere un po' più in libertà, un po' più in socializzare tra noi, e diciamo che noi come agriturismi siamo più fortunati rispetto agli altri settori del turismo e alla ristorazione in genere, in quanto abbiamo la possibilità di essere all'aperto. Spazio. Quindi gli spazi sono ampi, non c'è vicinanza, non c'è contatto, c'è meno rischio.
meno rischio per le persone e poi i bambini possono ritornare tutti insieme a giocare nei giardini, nei prati, che è la cosa più bella, vedere i bambini che giocano invece che tutti chiusi in casa come sono adesso, in quanto la pandemia li sta isolando, e è un problema che vediamo che ogni giorno si cerca di investirci per far arrivare i bambini nelle nostre campagne. Per arrivare. Ecco, io direi ci siamo dilungati, ma abbiamo trattato veramente purtroppo le problematiche che attualmente caratterizzano insomma il mondo agricolo, ma anche abbiamo visto il mondo delle imprese. Ecco, quindi diciamo ringrazio il presidente del Gelsomino della presenza e auguro ai telespettatori buona settimana e a risentirci, a rivederci la settimana prossima. Grazie e buon lavoro. Grazie a te e grazie a Teleradio Orte.